Dalla parte del mare, della sua salute e della sua importanza, c'è una singolare iniziativa in programma il prossimo 6 ottobre, la seconda edizione di Pesca alla Plastica, evento organizzato da Assonautica Pescara Chieti con il Marina di Pescara e il patrocinio del Consiglio regionale. Un modo per riportare l'attenzione sulla salvaguardia dei nostri mari e su quanto male possa fare la plastica nei corsi d'acqua. Un evento di sensibilizzazione alle problematiche ambientali e al problema della plastica nei mari, che è davvero sottovalutato per l'importanza che invece ha come presenza di plastica nel mondo. 8 milioni di tonnellate di plastica ogni anno finiscono nei mari. Nel Pacifico c'è un'isola grande due volte la Francia di sola plastica e rifiuti. Un evento organizzato dall'Assonautica di Pescara, con il Marina di Pescara, ma con un grande patrocinio da parte della Presidenza del Consiglio regionale. È rivolta ai diportisti, abruzzesi, non solo pescaresi, ed uscire in mare domenica 6 ottobre. E quindi poi ci sarà la pesatura di tutto ciò che viene raccolto e una premiazione importante. Verranno premiati tutti, ma in particolar modo i primi tre. Hanno aderito, questo è importante sottolineare, tutti i circoli pescaresi, tutte le associazioni ambientaliste principali, Mare Vivo, Lega Ambiente, WWF, il Centro Cetacei e tutte queste partner importanti, rendendo questo evento veramente molto gradito, dando molta soddisfazione a noi perché vuol dire che il messaggio di sensibilizzazione viene recepito in maniera importante.